onorevole Presidente, l'approvazione del bilancio nei termini di legge, ma soprattutto diciamo, all'inizio dell'anno in corso, è dal punto di vista ha un'importanza, una doppia valenza sia politica che tecnica. Politica perché fin dal nostro insediamento abbiamo dichiarato, l'ha fatto con forza in particolare il Presidente, la necessità di approvare il bilancio velocemente. Quindi questo è un primo obiettivo raggiunto. Dal punto di vista tecnico, che poi noi non lo chiamiamo tecnico, ma sostanzialmente è proprio politico, è che si dà la possibilità agli uffici, alla macchina amministrativa, di operare correttamente, cioè di operare in maniera normale. Purtroppo abbiamo vissuto nel 2020 e nel 2021 approvazione di bilancio tardi, quasi a consuntivo verso la fine dell'anno, pertanto gli uffici erano in difficoltà. Operavano in dodicesimi, come si dice tecnicamente, quindi tante opere, tanti investimenti non sono neanche partiti. Sul bilancio triennale che abbiamo approvato in sede del Consiglio Provinciale ci sono anche finanziamenti e stanziamenti degli anni precedenti, che appunto per questo problema non sono stati mai attivati. Oggi abbiamo l'obiettivo, abbiamo la necessità di far partire queste opere. Mi è stato consegnato un prospetto che prima il Presidente ha richiamato dei numeri che sono inseriti in questo bilancio. Ovviamente penso che saltano all'occhio le cifre molto importanti e significative che ci sono proprio per quel motivo che vi ho detto. Quindi adesso gli uffici hanno una grande responsabilità insieme al coordinamento dell'amministrazione di far partire queste opere. Abbiamo anche la necessità di fare la variazione in corso d'opera su questo bilancio perché abbiamo ancora in sospeso tre assi diciamo di entrate. Uno è il contributo straordinario alle province che è in corso di ripartizione presso la conferenza Stato-Città, quindi saranno dei fondi che ci diciamo, consentiranno di coprire il disavanzo dell'anno in corso. Anche perché, come diciamo io sempre in consiglio, la situazione finanziaria della provincia è in situazione di dissesto, speriamo di uscirne entro fine anno con il bracciante della Corte dei Conti e quindi dal 2023 iniziare a ragionare in maniera diversa. Ci auguriamo tutti e stiamo lavorando per questo. Quindi da questo punto di vista è chiaro che bisogna stare anche molto attenti all'equilibrio. Tutti i fondi che prendete nel bilancio sono comunque finanziati, sono fondi pubblici disponibili, quindi non vanno diciamo, ad intaccare il piano di equilibrio della provincia che è diciamo, un aspetto che va in parallelo. Quindi da una parte dobbiamo essere bravi a spendere i soldi pubblici e far viaggiare le opere, dall'altra continuare il piano di risanamento che comunque anche se uscissimo dal piano del predissesto ci dovremo ovviamente rispettare per i prossimi anni. Non tiene conto questo bilancio della rinegoziazione degli anticipi di liquidità che la provincia assunse qualche anno fa proprio per andare a ripianare i debiti. È in corso di autorizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti, proprio questa mattina ho sentito il responsabile e mi ha detto che sono in fase di autorizzazione tutte le varie, quindi le perfezioneremo nel mese di aprile. In più c'è un accollo dell'interesse dei mutui da parte del Ministero dell'Economia e Finanze che è stato ripescato dalla legge di bilancio 2018 proprio per andare ad aiutare gli enti che sono più in difficoltà. E tutti questi interventi presuppongono appunto che ragioniamo comunque in maniera consapevole, in maniera equilibrata e dobbiamo, come dicevo prima, essere bravi a portare avanti gli investimenti dei fondi pubblici in maniera diciamo veloce e costante, dandoci ovviamente delle priorità che sono importanti. È doveroso ricordare che il disavanzo di questo ente per l'equilibrio è stato un grosso lavoro fatto negli ultimi anni, questo non lo possiamo negare, anzi è stato un lavoro strategico e qualora la Corte dei Conti esaminasse positivamente uscire dal dissesto sarà un elemento importante diciamo, per ottenere questa autorizzazione. Sta continuando anche in questo bilancio triennale la diminuzione del disavanzo, il debito cala di circa 2 milioni all'anno e il disavanzo procede come da piano di riequilibrio votato in precedenza. Quindi da questo punto di vista è molto importante essere consapevoli di questa situazione. L'attenzione più grande che anche il Collegio dei Revisori ci ha fatto notare, dandoci un parere favorevole, invitandoci ovviamente a verificare i loro consigli e le osservazioni, così li hanno chiamati,
è quello di stare attenti sulle entrate, perché oggi è chiaro che sia la situazione pandemica, la situazione diciamo di crisi economica e questo momento diciamo di momento storico con il conflitto in Ucraina, è chiaro che non tutte le entrate non potrebbero avere il trend diciamo atteso, quindi da quel punto di vista ci deve essere una verifica anche mensile di quello che sono i trend per essere diciamo in equilibrio. Quindi riassumendo e concludendo, è importante, come diceva il Presidente della Regione, è importante per due motivi. Uno, finalmente anche gli uffici l'hanno chiesto, lo diamo l'ente di un strumento di programmazione economica e li facciamo lavorare. Anche noi possiamo, diciamo, tra virgolette, collaborare con loro per farlo. E seconda cosa, visto che il miglioramento dei conti è progressivo e va avanti, grazie anche, lo ripeto perché è importante, il lavoro fatto diciamo, in tal senso negli ultimi anni, in primis dagli uffici che ovviamente hanno dimostrato adesso che si poteva approvare il bilancio a marzo, quindi diciamo, è stata un'azione sinergica tra la nuova amministrazione e gli uffici, non è stato solo un lavoro fatto da noi, anzi gli uffici hanno fatto la stragrande maggioranza del lavoro. E quindi questo ci deve essere la moneta, questo è un esempio che dobbiamo portare avanti senza indugio. Grazie.